Ciao. Allora, non so se lo sapete, ma fino al 24 dicembre al GameStop c'è il calendario dell'avvento. Ogni giorno praticamente mettono in offerta qualcosa, videogiochi, gadget, videogiochi usati, fanno anche delle offerte, delle super offerte sui videogiochi usati, eccetera. Beh, un giorno praticamente c'era lo sconto del pack principale della LEGO Dimension e anche dei mini pack. C'era il 50% dello sconto dei mini pack, quello con i personaggi, eccetera. Allora, io volevo, quando è uscito, scusate un attimo, quando è uscito appunto la pubblicità della LEGO Dimension, ho detto vabbè, prendo alcuni dei level pack per i personaggi, perché come per come si chiama? La Disney Infinity. Non gioco al videogioco. Mi interessavano solo le minifigure perché ci sono delle minifigure particolari che si trovano solo in questi pack. E allora ne ho approfittato e ho preso ben 4 confezioni. Adesso che c'è il 50%, cioè quel giorno che c'era il 50%, perché se no, ho detto, se no costano veramente tanto. Allora, i 4 pacchi che ho preso sono questo, che non so ancora se metterlo nella mia città paranormale o nella città fantasy. Penso che lo metterò nella città fantasy perché, insomma, cioè, è Sonic, è più, diciamo, fantasy che altro. Allora, ho preso appunto. Aspetta, vi faccio un attimo di. Ok, perfetto. Sonic. Poi ho preso questo con i Gremlins. Non so se avete mai visto il film. È un film degli anni 80, molto carino. Lo trasmettevano sempre verso Natale. È molto divertente. Se avete l'occasione, guardatelo perché è molto bello. Così, con appunto Gizmo e un gremlin. Poi ho preso questo dal Doctor Who con un Cyberman e un Dalek. Più che altro l'ho preso per il Cyberman perché anche per il Dalek, perché è un po' diverso rispetto a quello che c'è nel. Come si chiama? Nel set che avevo preso dal dottore. E però il Cyberman non c'era in quel set lì, e quindi l'ho preso per quello. E infine questo, che secondo me è il più bello. Questo con Harley Quinn, vecchio stile, quello del cartone, e il Joker, più vabbè, l'elicottero e la macchinina, che però non monterò perché praticamente ho scoperto che ci sono solo le istruzioni per montare le minifigure, non queste, perché praticamente le istruzioni sono nel videogioco. Yeah, vabbè, perché come potete vedere, praticamente sia la macchinina che l'elicottero hanno 3 trasformazioni. E le puoi fare mano a mano che procede nel gioco, ci sono le istruzioni durante il gioco. Ok,
Allora, cominciamo con... Adesso faccio due pack. Faccio, vediamo, Sonic e Gremlins e dopo Doctor Who e quello di Joker, perché se no... Allora, quello di Sonic sono fatti così, sono fatti a trapezio, le confezioni. Lui ha come potenziamento, diciamo, nel videogioco una macchinina e il... E l'aeroplano di Tails. Lui ha anche l'anello, bellissimo. Dietro fa vedere le varie trasformazioni del tornado, appunto dell'aereo che diventa così, oppure così o così, e anche la macchina diventa appunto la macchina. Blue Typhoon o il Motobug. Vabbè. Ora, questo è un level pack, quindi sono quelli che costano sui 14 euro a prenderli non in sconto. Quindi io l'ho pagato circa 7 euro. Allora, qui c'è il libretto di istruzioni. Che però appunto mi sa che infatti la costruzione fa parte del gioco, vedete qui addirittura no, non c'è nemmeno, cioè non c'è nemmeno come costruire la minifigure, fantastico, però vabbè. È uguale, tanto non è che ci voglia un genio per capire come costruire la minifigure. Altri pack che c'erano, che poi vabbè, alcuni non c'erano, sono questi. C'è questo qui dei Ghostbusters con Stay Puft e il cane demoniaco del primo film. Poi c'è questo con Ninjago. Questo con Superman. Questo con... Non ho capito chi è. Credo sia un cattivo di Batman. Questo qui con Aquaman. Si mette a fuoco. Questo con Slimer. Oh, fantastico. Peccato però che Slimer ce l'ho già. Questo qui io lo voglio. Questo con... BA Baracus dei Lay-Team. Poi c'è questo qui con di Animali Fantastici, non so come si chiami questa perché non ho ancora visto il film. Poi c'è E.T. È un po' un misto tra robe nuove e cose vecchie. Poi ci sono questi qua di Adventure Time con oddio, come si chiama? Vabbè, insomma, il protagonista. Poi c'è questo di Mission Impossible. Ma no, bellissimo. Questo di Sonic, che è quello che ho io. E poi questo di Gremlins, appunto, che ho. Questo di Adventure Time. Harry Potter con Harry Potter e Voldemort. E poi c'è quello del nuovo film dei Ghostbusters. Ma vabbè. E poi c'è anche quello di Animali Fantastici che è un proprio un playset, cioè molto più grande, e c'è lo Snaso e Newt. Ok. Adesso adesso io apro solo questo perché vedete sono due buste, uno con questi pezzi qua e questo con dei pezzi un po' più grandi dove c'è anche Sonic. Non so cosa farò con gli altri pezzi. Qua c'è anche la base che vedete, c'è dentro una specie di...
chip di circuito per attivare la base. Qua c'è, allora, qua c'è il corpo, basta, credo. Aspettate, qua c'è l'anello. Basta, sì. Ok. Qua c'è la testa dentro un altro coso di plastica, non so perché. Ovviamente per non rovinarla, non so. Wow, cioè no, bellissimo. Fantastico. E qui c'è l'anello. Wow, che figata, bellissimo. Bello stampato dietro così. Qua c'è i suoi aculei, il suo sorrisino compiaciuto, diciamo, il naso. Bellissimo, cioè è fatto veramente bene. Gli altri pezzi, col fatto che non c'è, cioè, non ci sono le istruzioni su come costruire le altre cose, vabbè. Allora, qua abbiamo quello dei Gremlins, la scatola è così. Qui c'è appunto Gizmo e un Gremlin. Qua c'è dietro le varie trasformazioni della macchinina di Gizmo e poi della macchina fotografica del Gremlin. Appunto c'è la macchina fotografica, poi c'è Rampage Record Player, boh, ha un coso con un disco. Ah, bello, il disco mi sa che lo recupero per boh, qualche cosa, magari nella città paranormale. Questi li metto nella città paranormale perché ci stanno, cioè ci stanno bene, dai. Potrebbero anche stare nella città fantasy, però questi li metto nella città paranormale. Perché sì. Ok, adesso apriamo. Qua c'è il libretto, che praticamente è uguale all'altro. Ah, qui perlomeno c'è come assemblare. E poi qua c'è scritto appunto continua a costruire utilizzando le istruzioni che appariranno sullo schermo. Sì. E poi qua c'è la lista appunto dei Lego Dimension che ci sono. Vediamo. Allora. Questo no. Ok, qua dentro ci sono tutti i pezzi per fare cioè, cavolo, sono fatti benissimo. Io riesco anche a capire il costo di, diciamo, di base di queste cose, anche se comunque è alto, perché hanno dovuto fare diversi pezzi, come si chiama? Le gambe del Gremlin, ah, eccole. Ok, poi è che carino. Le due basi questa è di Gizmo, non so perché ha gli occhiali 2D, cioè 3D volevo dire, e questa invece con i popcorn è del Gremlin. Probabilmente riprende un po' una scena che però mi sembra sia, non so, non mi ricordo se è nel primo film o nel secondo, ma vabbè, non me lo ricordo.
Cioè, no, oh mio Dio, bellissimo. Oh mio Dio, che carino. Ok, allora, qui c'è Gizmo che gli hanno fatto le gambine corte perché è piccolino, non è tanto grande, però cioè guardate la testa, è perfetta, è bellissimo, è uguale, ha un'espressione poco felice, però è determinato. Mi ricordo che c'è verso la fine del film che si arrabbia. E praticamente da quello che mi ricordo è lui che riesce a far fuori i gremlins. Bellissimo, dietro non è stampato. No, io riesco anche a capire il senso del costo, perché comunque sono tutti pezzi, cioè sono stampati apposta le teste. Non tutte, però alcune son fatte apposta, perché c'è, cioè, no, guardate il gremlin. È fatto benissimo, guardate la cresta, i capelli qua, le orecchie, tutti questi segni qua, la faccia, cioè il corpo stampato così. Guardate, e le gambe, cioè guardate le gambe, io non ho mai visto delle gambe così. Ecco, ok, per questo video vediamo quanto è, 18 minuti direi che basta. Ok, allora al prossimo video, ciao!